che l'onorevole Grassi non ce la cava così, perché sugli altri eventi che adesso parliamo, perché non c'è solo ovviamente Diafani in questa tragedia, lui ci verrà di nuovo, bisogna poi ci verrà Franceschini, ma adesso andiamo avanti, perché in Casa Nuova hanno una decina di eventi, situazioni non ancora chiare, anzi restano ancora un mistero. Sentiamo adesso uno degli autori, che è Stefania Limiti, su una visione più generale della vicenda, e poi andremo in nuovi particolari, vedrete che le sorprese non sono mica finite. Grazie Renzo, grazie innanzitutto. Grazie a Renzo Magosso, che è stato molto generoso con noi, ha organizzato questa bella iniziativa. E soprattutto anche da un esempio anche spero agli altri ordini regionali e giornalisti per come esempio di formazione. Avete sentito questa bella introduzione di Gero Grassi? È solamente una piccola parte di quello che insomma, si intende in generale per il caso Moro. Io dico che a studiarlo e a starci dentro è davvero una cosa che fa venire il mal di mare, perché sono talmente tante le notizie, le informazioni, e la controinformazione, che la complessità del caso è davvero enorme. Ora vorrei dire delle cose a carattere generale per poi magari entrare dentro i singoli capitoli. Se dopo 40 anni abbiamo la necessità di snocciolare tutti questi aspetti e su ciascun aspetto troviamo tantissime contraddizioni, come in parte avete sentito così esposte in modo così efficace da Grassi, evidentemente la verità ufficiale che conosciamo del caso Moro è una verità aggiustata. Questo in definitiva è il nostro... è il senso un po' del nostro libro. Quello che noi conosciamo è una verità in qualche modo messa insieme dai protagonisti diretti, visibili, l'EPR e la Democrazia Cristiana, perché evidentemente c'era qualcos'altro che doveva essere tenuto nascosto. Mi ricordo un'intervista che è rimasta piuttosto importante, fatta mi sembra a Giorgio Bocca da Mario Moretti nel 93. Moretti disse: non riuscirò mai a convincere la borghesia italiana che il caso Moro è stato fatto da quattro operaiacci. Forse qualcuno si ricorderà questo riferimento, come dire, mettetevi l'anima in pace, voi andate a cercare i mandanti, ma qui abbiamo fatto tutto noi. No, non è così, noi non è che cerchiamo i mandanti, perché nelle vicende così complicate come il delitto politico, come il delitto Moro, un delitto politico che ha cambiato il corso dell'Italia, così come tante altre vicende che hanno fatto parte di quel complesso generale che chiamiamo destabilizzazione, non ci sono mandanti, non c'è un grande vecchio che tira i fili. Questo io ci tengo molto a dirlo, non c'è un burattinaio, perché non funzionano così le cose. Ci sono però delle interferenze, ci sono delle convergenze. E il caso Moro è proprio uno di quelli, questo è il motivo per cui noi in 40 anni non abbiamo potuto mettere insieme gli elementi di fatto, ma abbiamo dovuto accontentarci di una versione che poi ogni tanto fa qualche crepa, perché ogni tanto qualcuno ha qualcosa da dire, perché ogni tanto si scoprono nuove cose, quindi in qualche modo, insomma, il caso Moro è cronaca, e se basta, c'è una commissione parlamentare d'inchiesta e questo sta lì a dimostrarlo. Il problema secondo me fondamentale è che non possiamo vedere il caso Moro
solamente alla luce appunto dei protagonisti diretti, cioè delle PR e della DC, perché non si può prescindere dall'Italia dei poteri occulti, dall'Italia della sovranità limitata, dal ruolo che ha avuto l'Italia nel contesto internazionale, da quello che succedeva nel 78. Innanzitutto poi dobbiamo dire che le BR protagoniste del caso Moro erano le BR di Moretti e Sensani, che erano qualcosa di diverso dalle BR di Franceschini e Curcio. Ora qui abbiamo uno dei protagonisti, quindi qualcosa ci racconterà, ma da quello che io ho capito studiando il caso Moro, le prime BR avevano tentato di entrare, diciamo così, nel conflitto sociale italiano, portando la lotta armata come un'ipotesi variabile, diciamo, con il conflitto di classe stesso. Le BR di Moretti e di Sensati sono qualcosa di meno lineare, dove peraltro la lotta armata è qualcosa che diventa non più un'ipotesi variabile, ma qualcosa di autonomo. E poi ci dobbiamo mettere anche un'altra cosa: noi nel libro scriviamo che Mario Moretti e Barbara Balzerani vengono seguiti attentamente dagli uomini di Dalla Chiesa già nel 1976, quando loro vanno a fare gli incontri di cui si è spesso parlato nella letteratura, diciamo, del caso, vanno a fare degli incontri di cui non si è mai saputo granché in Sicilia e in Calabria. Noi abbiamo un testimone che ci dice riservatamente che gli uomini di Dalla Chiesa seguivano Moretti e Balzerani in quegli incontri. Significa che li seguivano e sapevano tutto quello che facevano. Evidentemente le informazioni che riguardavano